Udine tu, tu Udine, no, no, perché Udine tu ha aggiunto lì. Udine tu. Udine tu. No, no, Udine tu. Tu Udine. Tu. Udine tu. Udine tu. Finalmente, finalmente, ripeto per la terza volta, finalmente ci siamo. Cristiano Giuntoli ha ottenuto il sì da parte del Napoli circa la risoluzione del contratto con un anno in anticipo rispetto alla scadenza 30 giugno 2024 e quindi Cristiano Giuntoli ora, una volta liberato a tutti gli effetti con le firme, può siglare l'accordo pluriennale con la Juventus che lo porterà a diventare il capo dell'area sport. Abemus Giuntoli! Olè! Finalmente al photo finish, ragazzi, perché oggi era l'ultimo giorno disponibile per tesserare Giuntoli. E la Juventus non aveva chiesto alcuna deroga alla federazione. Per cui, se oggi, ecco, Giuntoli non riusciva a liberarsi, eccetera, la Juventus se la sarebbe presa in quel posto. Fine. Non sarebbe stato possibile tesserare Giuntoli per la stagione. Giuntoli! Può iniziare la sua nuova avventura in maglia bianconera. Voi mi direte, ma Giuntoli sarà in giacca e cravatta? Signori miei, per me ognuno che fa parte della Juventus è come se veste la maglia bianconera. Partirà il calciomercato e partirà la nuova era Giuntoli. Credo che sia oggi una delle notizie più importanti. Guardate, non mi sento di esagerare, ma credo sia una delle notizie più importanti degli ultimi anni per la Juve. Forse qualcuno oggi ancora non si renderà conto di questa cosa, ma sono davvero convinto che sia così, ma non tanto per il nome di Giuntoli. Attenzione, il nome di Giuntoli è un nome importantissimo, mi intriga e non poco, è un nome che ha un senso logico, ma finalmente la Juventus riparte da un DS, da un direttore sportivo. Troppi anni che la Juventus si affidava al caso, all'intuito, alla volontà, all'amicizia, alle promozioni interne. Fortunatamente si è messo un blocco da questo punto di vista, fortunatamente è arrivata questo semaforo verde, chiamiamolo così, semaforo verde che va a stoppare lo SOS Giuntoli. Io il giochino che arriva tizio, uguale, ok, miglioreremo sicuro, vinceremo sicuro, non l'ho fatto quando è arrivato l'altro Cristiano, ecco Cristiano Ronaldo, non lo faccio se arriva un allenatore stratosferico, non lo faccio mai, perché poi parla il campo. Però, che cosa mi rende felice, che cosa mi rende contento? Il fatto che sia arrivato questo tipo di figura. E quante volte ci siamo lamentati, un po' tutti noi, del non avere questo tipo di figura, questo direttore sportivo, di non avercelo più da quando è andato via Marotta. Poi, nostalgici o meno di Marotta, vedove o meno di Marotta, non era Giuseppe Marotta in sé, era quel tipo di figura che nella Juventus è andata a sparire. Caro Giuntoli, ti aspetta un compito molto molto arduo, un compito molto duro, un compito molto spigoloso. E la Juventus è una squadra e una società particolare, una squadra, una società dove ancora non ho capito chi comanda, non l'ho capito. Quindi io spero che ti facciano fare il tuo mestiere, il tuo lavoro, che non ti mettono i bastoni tra le ruote. Sono contentissimo, ragazzi. Io penso che sia l'uomo migliore, ve l'ho detto i motivi, perché lui è uno che scova talenti giovani e sa anche. Poi, ovvio, l'unica piccola differenza e l'unica mia piccola preoccupazione è questa. Giuntoli scova nuovi talenti, che sono forti, e Spalletti è riuscito a valorizzarli e comunque hanno fatto quel che hanno fatto. Magari la Juventus con Giuntoli scova giovani forti, sarebbero forti, ma poi però non vengono valorizzati perché c'hai Allegri in panchina. Allegri e Spalletti sono totalmente diversi. Giuntoli è un uomo voluto fortemente da Francesco Calvo. Francesco Calvo è praticamente ai ferri corti con Allegri. Quindi adesso diciamo che Calvo c'ha un validissimo alleato per tentare di far fuori Massimiliano Allegri. De Laurentiis ha aspettato fino all'ultimo momento, perché il suo modus operandi è quello,
È un miserabile, un pidocchioso che gioca a fare i dispetti alla Juventus perché? Fondamentalmente perché? Perché non c'è scudetto a questo mondo. Non c'è un anno che ti va bene e ti togli dalla testa quel complesso. Perché De Laurentiis, ma come tutti i tifosi del Napoli, quando vedono la Juventus, vedono il mostro, vedono il complesso, il loro, ciò che per loro è inarrivabile. Non riusciranno mai a raggiungere il nostro blasone, il nostro modo di essere. È per quello che cercano di denigrarci continuamente, per quello che si raccontano le loro verità inventate, artefatte. Qui da Piazza del Plebiscito, ufficiale Giuntoli è andato via, è andato alla Juve. Caro Giuntoli, ti auguro tutto il peggio possibile a livello sportivo. Okay, perché rescindere un contratto un anno prima con il Napoli, dopo che sei stato 9 anni facendo tanti buonissimi colpi, ma anche i pacchi non ce li dimentichiamo, hai voluto andare alla Juve e quindi che gli auguriamo, che deve fare tanti pacchi alla Juve. Vabbè, se va alla Juve è una strategia che tipo li compra e riporta Britos, però alla Juve è una cosa buona. A livello di così. Ottimo. Noi invece diciamo sempre Forza Napoli. Sempre, dalla splendida Napoli. Ragazzi, ma che città fantastica. Mamma mia. Spesso sento dire che nel mondo del calcio tutto ha un prezzo, ma secondo me questa affermazione è parzialmente vera. Perché avrete potuto vincere un campionato strameritandolo l'anno scorso. Ve ne ho dato atto. Magari riuscirete anche a ripetervi quest'anno. Speriamo di no, ovviamente con l'auspicio che il campionato lo possa clamorosamente vincere la Juventus. Ma nessuno scudetto potrà darvi il nostro appeal, il nostro blasone, il nostro prestigio. Sarete eternamente, senza offendere nessuno, perché non voglio né offendere qualcuno né screditare qualcun altro, sarete eternamente la nostra succursale. Giuntoli si è sentito anche con Scanavino, gli ha già detto tutto, ha trovato l'accordo per la rinuncia di alcune mensilità per liberarsi dal Napoli di De Laurentiis. Con una stagione d'anticipo, quindi tutto fatto, aspettiamo solo l'ufficialità. Maremma miseria, state tranquilli. È da tanto che aspettavo questo momento, da tanto. Chi lo sa, a certi glielo ho detto, non faccio il nome, e c'ho pure le prove che dal 4 maggio è il matador bianconero. Aveva detto che Giuntoli arrivasse alla Juventus.